Buongiorno a tutti, intanto. Ultimo giorno di mercato, abbiamo concluso la campagna acquisti di questo gennaio turbolento. Cominciamo da Nwoku, centrocampista offensivo del 92, proviene dallo Standard Liegi. È un giocatore, una delle trattative più difficili che abbiamo fatto in questo mercato perché è un giocatore molto importante, un giocatore conteso da club molto titolati, però devo dire che lui è stato di parola e dopo il primo incontro che abbiamo avuto ha sempre scelto e desiderato fortissimamente Cagliari, forse anche spinto dalla possibilità di fare una carriera importante partendo da una piazza dove tradizionalmente i giocatori riescono poi a spiccare il volo. E quindi fatto questo patto d'acciaio qui a Cagliari, dopo che ha sostenuto anche le visite mediche, è stato di parola e nonostante numerosi assalti di altri club ha firmato poi per il Cagliari. Per quanto riguarda invece qui alla mia sinistra abbiamo Diakité, lui è stata una delle trattative più particolari perché noi lo stavamo inseguendo da un mese, però non abbiamo mai accelerato e nel momento in cui abbiamo accelerato si sono risvegliati due club italiani e nell'ultimo giorno di mercato con anche un po' di strategia alla fine il giocatore ha firmato per il Cagliari. Questa è la storia dei due ragazzi. Se vogliamo fare qualche domanda, se avete qualche domanda per chiudere la campagna acquisti, per potermi liberare dalla mia presenza qua, e lasciamo lo spazio ai due calciatori. No, no, aspetta, cioè se dovete fare qualche domanda a Francesco. No, sono Francesco, Ah, per quanti anni ha firmato? Diakité firma per 5 mesi più opzione per il rinnovo di un'altra stagione. No, volevo chiedere, hai detto un particolare come discorso sullo Stato, per il fatto che l'ha svincolato? No, per il fatto che è stato sempre un obiettivo principale, però non abbiamo dato un'accelerazione veloce. Cioè non abbiamo accelerato la trattativa confidando sul fatto che avessimo il tempo, invece quando poi abbiamo accelerato ci siamo trovati la concorrenza di altri due club. Invece non riguarda loro, ma una parentesi magari sull'Abu, che è un po' l'argomento del giorno, Sì. le indicazioni sue, le indicazioni del medico, qual è la posizione della società. Sicuramente non vi ha fatto molto piacere tutta questa pubblicità mediatica su questa vicenda. Qual è così, la posizione del Cagliari in questa vicenda? La posizione del Cagliari diciamo, è quella che ha espresso il nostro responsabile sanitario in quanto tesserato del Cagliari, quindi credo che ci sia anche poco da aggiungere perché la conferenza stampa di Barbo e le successive dichiarazioni del medico hanno chiarito ampiamente che dietro la cessione di Barbo non c'è nessun disegno organizzato mesi prima, ma è stata un'operazione di mercato degli ultimi giorni, che adesso si è un po', tra virgolette, sporcata per una gestione del calciatore che comunque spettava la Roma, che è libera di farne l'utilizzo che crede. Che messaggio puoi dare ai tifosi? Perché si sono sentiti un po' traditi dalla società, cioè dalla politica. Traiti dalla società perché? Perché c'è cioè, sulla storia di Barbo, perché molti dicono a me che se una sabato ci dice, che va anche per noi nella stampa, fa terapia, poi all'improvviso martedì lo vediamo negli ultimi 20 minuti di campo. Ripeto, se avete Un po' un letto. messaggio diretto ai tifosi, Ecco, volevo dire. il messaggio ai tifosi è questo, che col Cagliari non avrebbe giocato e probabilmente non si sarebbe infortunato. La Roma ha esigenze diverse dalla nostra e ha fatto una scelta che noi non avremmo fatto e che infatti non abbiamo fatto. Non c'è tradimento e non c'è tradimento neanche da parte del giocatore perché ha evidentemente condiviso con la società di appartenenza del momento una strategia del quale poi, alla luce di quello che si legge, pagherà le conseguenze.
adesso si affronterà questa situazione? No, non c'è stata una situazione da sbrogliare, perché siamo stati diciamo coinvolti in trattative che non hanno mai avuto noi come principali protagonisti, nel senso che per noi la scelta di tenere i due ragazzi che abbiamo acquistato, Colombi e Cragno, è stata la scelta da subito delineata insieme allo staff tecnico per poter crescere e migliorare alle spalle di un portiere più esperto che comunque potrebbe rimanere a Cagliari soltanto 6 mesi, quindi il futuro è loro. È naufragata per le difficoltà dei giocatori indicati dal Varese ad andare a far parte del progetto Varese. Mi riferisco a Benedetti, mi riferisco a Colombi, mi riferisco a Caio Rangel, tutti giocatori che per un motivo o per l'altro poi non ritenevano gradita la destinazione. È perché nella sottoscrizione, nella contrattazione del contratto di Fiammozzi non ci siamo incontrati con la valutazione che dava l'agente del giocatore. Sono a posto entrambi come inserimento, attendete ancora documenti? Sono due trasferimenti internazionali, perché Diakité arriva dal Deportivo La Corugna dal punto di vista federale e Mpoku dal Paul dallo Standard Liegi. Pertanto il nostro segretario Matteo Stagno, che tra l'altro ringrazio pubblicamente perché in questo mese ha lavorato in maniera incredibile, sta lavorando e contiamo che riesca a renderli disponibili per mister Zola già per questa partita con la Roma. Volevo chiederti anche una constatazione tua, adesso c'è una rosa di 27 giocatori, secondo te Secondo me è un numero elevato, ma considerando che non stiamo ragionando per 5 mesi, ma stiamo lavorando su molti giocatori, su prestiti di 18 mesi e di un anno, mi riferisco a Hausbauer per esempio, che in questo momento è il giocatore che è arrivato con un ritardo di condizione, probabilmente anche con un calcio molto lontano dai ritmi e dal tatticismo italiano. Per noi noi stiamo lavorando anche per il futuro e quindi è una rosa che Zola gradisce, perché darà il tempo di lavorare sui 18 mesi. A posto ragazzi, lasciamo spazio. Grazie, buon lavoro a tutti. Your first impressions of Cagliari, he said that you have been working on Monday alone just to get him in a better shape for the team. What do you expect for this new experience in Italy? I expect to learn a lot, especially from the coach and the players. I came from a team in Belgium, and the Belgium league compared to the calcio is very different, and I'm a young player and I want to improve, I want to play and to show what I can do. Mi aspetto di imparare molto da questa nuova esperienza. Vengo da un campionato belga che è molto diverso da quello italiano, quindi mi aspetto di imparare, di crescere come giocatore. Sono sicuro che sia l'allenatore che i miei nuovi compagni potranno contribuire molto in questo mio processo di crescita professionale. Quanto ha inciso i consigli di parlare in angolano la sua scelta? Did you talk to Rajan Angolan? Sì. No, yes. Yes, like I think Francesco know how difficult it was for me to come here,
because it was a few clubs that wanted me, but when I spoke with Francesco and Zola, I was really convinced that this was the right place. And I spoke to Raja Nangolan, and he advised me as a young player, and if you want to progress, okay, I couldn't make a bigger step, but I want to make step by step, and he advised me that Cagliari was a very good club to progress and to come and play as a young player. Sicuramente ho avuto la possibilità di parlare con Raja Nangolan, che mi ha consigliato senza riserve il Cagliari come prima tappa di un processo di crescita, sia come giocatore che come persona. Lui che ruolo si sente di fare principalmente? Dove si trova meglio? What is your position on the field, on the pitch? Left, right, middle, so everywhere in attack. But in the midfield or something? Midfield, left, is okay for me. Sono un centrocampista offensivo, posso giocare sia a sinistra che a destra che in mezzo. A seconda di quel che mi richiede l'allenatore, non ho problemi a stare in campo. Come ti ha chiesto Zola, quali sono state le prime indicazioni che ha dato? What did you have, were the first words that Zola told you? First indications, tactics? No, when the first time I spoke, it was when I was in Milan. He called me on the phone and he said that he watched some of my game, and it would be really a pleasure for him to help me to be a better player and to come in the league. So that was really the first word. And when I came here, he spoke to me a bit how they play and how where he wanted me to play, etc. Ho parlato con Zola al telefono a Milano per la prima volta qualche giorno fa, mi ha detto di avermi visto in televisione e che quindi pensa che possa fare un buon lavoro per lui e per la squadra. C'è qualcuno che vuole? Sì, se vuoi andare in chat. Prima domanda scherzo, hai scelto Cagliari per farti perdonare il gol che avevi fatto contro la Lazio? E poi paradossalmente quanta voglia c'era di entrare in Cagliari? Ho scelto il Cagliari perché era la squadra che una mi corteggiava più di tutte e tre le altre squadre. E in più io vengo dal Deportivo, ho giocato poco, ho bisogno di giocare, ho tanta voglia di rimettermi in gioco e basta. Quello. Fortuna non l'avevo mai avuto, il problema è che magari non mi trovavo bene con gli allenamenti loro. Hai detto che ci sono tante squadre che ti hanno accennato a Genova per vincere per la Sampdoria, alla fine è prevalsa immagino la tua volontà di puntare su Cagliari, una piazza che ti può rimanere tutto tuo, poi avere messo in gioco, credo che fosse la piazza ideale per questo. Sì, penso che sia quella giusta. Il tuo ruolo qual è principalmente? Dove preferisci giocare? Visto che la Lazio faceva il centrale. Sì, io sono un difensore centrale. Poi ogni tanto ho giocato a centrale, però a sinistra. Ogni tanto ho fatto il terzino. Comunque centrale. Sì, centrale. Invece il tuo stato di forma adesso com'è? Sì. Allenato, anche se hai giocato poco, quindi domenica potresti essere a disposizione. Sì, mi manca ritmo partito, ma sono a posto. Tu sei stato in Italia, sei andato in Italia o sei tornato? Dati fuori, come hai visto il campionato italiano? Quando ero in Inghilterra mi sembrava molto più lento rispetto alla Premier League. E poi quando ero in Spagna, diciamo che in Italia è molto più tattico. Invece in Spagna è più spettacolare, più calcio champagne, quindi sono tre campionati diversi. Quali sono le difficoltà che ti aspetti nel calcio italiano, se ci possono essere difficoltà? Qual è stata l'ultima partita che hai giocato? Io l'ultima partita che ho giocato in Coppa... Scusami, pensai che... Is a different league, so I must to add that Italy is very tactical,
so things is different for Belgium, so I have to learn how to respect the tactical and the data. But I think the field is the same everywhere, it's green, so things will not be no problem. Naturalmente il calcio italiano è famoso per essere molto tattico, però alla fine stiamo sempre parlando di calcio, l'erba è verde ovunque, si gioca sempre 11 contro 11, quindi alla fine penso di adattarmi. L'ultima partita? The last game you played. Yeah, I played. When it's been? Last game it was two weeks ago, against Anderlecht. In Belgium, against Anderlecht. L'ultima partita l'ho giocata due settimane fa, Standard contro Anderlecht. Is there a player that you think that it's a model for you, a model of inspiration for the way you play? I don't know. I like Zidane as a player, but that's it. But I don't really have a model or something. La sua voglia di riscatto, c'è qualche partita particolare che aspetta, qualche giocatore, qualche attaccante che magari ti è rimasto un po' così, che aspetti di rincontrare per qualche riscatto personale? No, quello no. Vengo qui per cercare di giocare, il primo obiettivo è la salvezza, non penso a nient'altro. Però lo titolo lo vuoi incontrare? Eh? Però lo titolo lo vuoi incontrare? Sì, sì, io lo titolo gli voglio bene, quindi... No, l'ho visto stamattina, ma non ho avuto caso di... Mi ha chiesto come stavo e basta. Si è chiesto stavolta per te la domanda. Cosa è successo in questi ultimi 2-3 anni? Uno dei titolari della Lazio, poi c'è stato il problema appunto con l'anno di Giorgio di Mastroferro, Firenze e poi c'è stato la No, prima di Firenze sono andato al Sunderland. E praticamente finché giocava andava tutto bene. Poi hanno mandato via l'allenatore. È venuto un allenatore che puntava sui giocatori che conoscevano meglio il campionato, quindi non facevo più parte dei piani dell'allenatore, quindi ho avuto l'occasione di andare alla Fiorentina, dove ho fatto bene e basta. Poi ho scelto questa destinazione che era la Spagna per una nuova esperienza. Ho giocato poco, che è il lato negativo, però ho visto un calcio diverso da tutti, ci sia dall'Inghilterra che dall'Italia, quindi mi è servito di esperienza. Quanto è importante questa esperienza all'estero? Quanto è importante questa esperienza che fatto prima in Inghilterra e poi in Spagna nel rientrare nel calcio italiano? Ah, vedi, praticamente in Inghilterra è tutta il calcio è molto più fisico, quindi uno cerca di adattare a queste cose qui, che per me io non è che faccio tanto fatica perché il mio gioco è basato su quello. Magari in Spagna avevo un po' più di difficoltà perché il calcio era molto più tecnico, poi i difensori comunque devono cercare di impostare tutte cose qui. Però diciamo che quando uno va a giocare all'estero matura prima. Albert? No, volevo chiedere anche la stessa cosa che sta aperto, però ne ho capito. Per capire un po' cosa conosce del Cagliari, se hai avuto modo, mi sa che il direttore ci ha detto che seguivano da un po' di tempo, tu ti sei un po' più informato magari sulla squadra, qualcosa che ti piace, qualche difetto che magari hai visto dall'esterno, qualcosa che ti ha colpito positivo. Ah, sì, quello che penso io, il Cagliari per la squadra che ha, cioè non si deve trovare in quelle posizioni, deve essere un po' più in alto. Poi non so che cosa è successo, però cercheremo tutti insieme di cercare questa salvezza. Ma una realtà un po' nuova, la salvezza, ma la Lazio e la Fiorentina non eri mischiato. Però al Deportivo, al Sunderland... Era così, quindi... Dopo questi 5 mesi vorresti rimanere a Cagliari o, insomma, pensi di... Sì, no, cioè, il primo obiettivo è la salvezza, poi dopo viene tutto il resto senza problemi. L'importante è che usciamo fuori da quella zona, cerchiamo la salvezza e dopo saremo tutti contenti e basta. Ok, grazie.
Per te subito quasi vero, se dovessi andare in campo domenica con la Roma, quasi visti i trascorsi laziali, che temi in particolare, qualcuno difficile da marcare? Oh, io come ho detto, non temo nessuno. L'unica cosa mia è che voglio cercare questa salvezza. Basta, poi le squadre che devo affrontare, non è che mi preoccupa di affrontare Roma, Lazio o Fiorentina, perché sono stato a Roma con la Lazio e ho giocato alla Fiorentina, io non ho questi problemi. Io vengo qui per cercare di giocare e per cercare di far bene, ma soprattutto vengo qui per cercare di raggiungere questa salvezza. Domanda per il Pozzi, una squadra dove ci sono tantissimi calciatori di punte, cosa puoi dare tu a questa squadra e che contributo puoi dare a questa fase realizzativa del campionato dei primi americani e poi trovare il gol? In the squad there are lots of offensive midfields, no? But they don't score so much. So what do you think that you can give to the team? And can you score more than they do? But since I've been playing football, that's one of my good point. I can score and make assists, and that's why we try to do the same here. I try to score and make assists, but. Like I say every time, it's good to score, but it's good when you score to break points, because you can score and don't break points. So I'll try to score and break points as well. Okay. Le mie caratteristiche sono quelle, segnare e fare segnare. Questo sin da quando ho iniziato la mia carriera. Naturalmente quello che importa è la vittoria della squadra, perché se io segno e poi la squadra non vince, allora diventa tutto inutile. Cercherò di fare del mio meglio per fare sì che questo accada, che la squadra possa vincere. Posto ragazzi? Grazie. Nome? Facciamo la foto qui. Benissimo. Giacchetta è qui. Quindi sta ancora un po' di più di aperto. Io? Dai, poco. Sì. Allora. Di posto? No, io le dico.